Amateo, un uomo di 77 anni, è stato arrestato per aver ucciso la moglie di 69 anni malata da tempo. Il dramma si è consumato nel pomeriggio del 24 ottobre nella loro abitazione nel quartiere Zona 33. Dopo aver soffocato la moglie, l'anziano ha tentato il suicidio tagliandosi le vene delle braccia con un coltello da cucina. Soccorso dei familiari è stato portato all'ospedale Madonna delle Grazie, dove ha confessato il delitto al pubblico ministero. Attualmente piantonato in ospedale fuori pericolo di vita. L'uomo si era preso cura della moglie gravemente malata per anni, sopportando il peso della malattia nella loro casa.